Vi presento Nadia Zenato dell'omonima cantina. Ciao e piacere a tutti. Benissimo, Nadia, allora che cosa hai portato? Ma sai, venendo direttamente dal lago di Garda, ho pensato di portare il vino per eccellenza, quindi il Lugana, dove io, sai, sono molto legata, sono cresciuta e nata in questo territorio e per cui quindi ho pensato... Zenata? Zenata sul lago di Garda, quindi ecco. Sì, ed esattamente in un piccolo paese vicino a Peschiera del Garda. E quindi con questo... in questo territorio, diciamo, vocatissimo per questo sì. Vitigno, tu produci, la tua cantina produce tra gli altri questi due vini. Questo quale abbiniamo alla, diciamo, alla seppia? Ma io abbinerei Lugana Riserva Sergio Zenato. Che uno dice, no? Ecco, spieghiamola questa cosa, sì. Perché uno magari dice Riserva, quindi è quello meno buono, cioè viene dopo, no. Riserva. E io ho voluto proprio portare per eccellenza la Riserva perché mio padre, che è stato anche uno dei pionieri che ha creduto in questo vitigno, anche in anni dove non è quello che è oggi Lugana, diciamo così, in auge come oggi, fa una parte di fermentazione. Tu sai, no, che cos'è la fermentazione? Quando... Sì, e la quindi... fermentazione è esattamente né più né meno di quello che succede quando si fa il pane. Esattamente, e quindi noi una parte appunto dell'uva viene vinificata in acciaio e una parte in legno. La cosa bella del Lugana è che appunto è un vino versatile, perché tu lo puoi bere giovane, lo quindi puoi fresco. Versare, no, quindi giovane nel senso sì. Di annata, oppure appunto come la Riserva, come vino da dessert, quindi come passito. Fantastico, allora intanto io ti chiedo, perché tu parli, ma lo sai che in cucina... Hai ragione. Poi bisogna fare. Allora, ti chiedo di prendere quel pepe in grani che sta nel sacchetto, ok? No, no, così, proprio nel sacchetto, e perché sai, non uso pepe già macinato, lo macino al momento. Ok, questa è fatta e questo te lo rimettiamo di qua. Pensavi di avere finito? Ti faccio fare un'ultima cosa. Allora, vedi il limone? Diciamo, a questo piatto manca un pochino di acidità. Abbiamo il cornetto, abbiamo i piselli. Adesso ci occuperemo della seppia, ma facciamo l'acidità, manca l'acidità. Quindi, con un pela pomodoro, che è un pela patate seghettato, vado a raschiare delle zeste da questo limone molto sottili, cioè senza la parte bianca, ovviamente, solo il giallo. Le ho microondate già e quindi diventano così, croccanti, cioè prive totalmente dell'umidità. E adesso ti chiedo, senti rompendole il profumo che esce? Quindi ti chiedo di polverizzarle nel mortaio. Senti che bel rumore, esatto. E io nel frattempo faccio la seppia. Due cucchiai, andiamo a prendere un po' di seppia. Poi ma ho visto, Nadia, che l'ultima volta che hai stappato, suppongo fosse una... Una mia bottiglia? Bollicine di Lugana, il tappo ti è esploso sul collo. Ah, hai notato questa cosa? Ah, ma stupendo, cioè stupendo. Sì, una sono collana... creazioni che faccio proprio io con i miei tappi. Ho brevettato proprio questa cosa di recuperare quindi tutti i miei tappi, ovviamente dalla mia bollicina, e creo gioielli fatti con i miei tappi, dall'anello, bracciale. Multiforme ingegno. Sì, sì. Vedi, la creatività non manca mai. Andiamo a mettere anche due gocce di limone.
Ok, pronti. Ma Andrea, hai pensato anche ai bicchieri? Noi dobbiamo assaggiarlo. Ma certo, ma che io mi faccio cogliere impreparato? Malek, quindi non c'è bisogno neanche di dirgli grazie. Grazie mille. Ok. Allora, mentre io apro i cornetti, tu apri il vino. Io intanto andrei a decorare questo taglierino, guarda che bello, questo taglierino di porcellana bianca con un po' di crema di piselli, così a tipo firma. Devi fare una zeta? Beh, in qualche modo. E ci andiamo ad appoggiare sopra in ordine sparso i cornettini. E poi lo andiamo a dorare con un po' di limone.